questo dici che si trova a cosa? Semplicemente nella provincia di Catanzaro, ma io so che si trova in Sila ed è il cucumilo. Sì. Allora, che è un melo selvatico. Sì. No. Poi lui è andato, ha trovato questa cosa e dice, avevi ragione che è così. Questo qua lo manda ad un grosso naturalista che si chiamava, che insegnava all'Università di Napoli, Michele Tenore. E Michele Tenore studia questo cucumino e gli deve dare un nome scientifico e gli dà il nome scientifico di cucumilia calabrese o cucumilia tenore. Se andate a vedere trovate questa cosa. Per dire, noi, come questo ce ne sono tante altre, noi non abbiamo una conoscenza di alcune cose, pensiamo che le cose siano venute dagli altri. La cura sostitutiva del chinino è partita dalla Calabria e c'è un nostro autore che dice: noi riteniamo la Calabria l'ultima delle regioni d'Italia perché ignoriamo la sua storia. Ed aveva ragione, ed ha ragione. Ossia, noi non conoscendo pensiamo che siamo gli ultimi, ma forse saremmo i primi se giriamo. Capovolgiamo la cosa, mentre loro arrangonano sugli alberi, noi avevamo la filosofia, l'arte, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Le erbe. Ma noi, se abbiamo fatto un'azione contraria alla medicina popolare, senza capire che la medicina popolare non l'aveva inventata il popolo, ma l'avevano inventata i farmacisti, i cosiddetti speziali. Voi, voi sapete una cosa, nel giardino, nell'orto mio, vicino a casa mia, cresceva il papavero dal quale si estrae l'oppio, che noi chiamavamo apapogna, che non è un'erba spontanea, ma era seminata, che se ci trovavano questa pianta adesso ci mettevano in galera perché dici questi colpivano il papavero ed estraggono l'oppio. Invece questi erano gli erboristi, erano i farmacisti che mettevano sta cosa. Esiste, per esempio, io mi sono impazzito perché da noi c'è nello scirocco che si preparava in casa, si metteva fra l'altro a radica rapunz, ossia la radice del rapunz. Chiedo ad uno che si occupava di erboristeria, che era la quinta elementare, scusami un po', si chiamava il soprannome Cicerone. Come si chiama l'urapuanz? E il rabar. Sono rimasto come uno scemo. Cicerone, vedi che io devo scrivere e non è che posso mettere fonte autorevole Cicerone. Uno pensa a Marco Tullio Cicerone. E dice, no, vai tranquillo. Io vado a casa di porca. Sì. Ma mi colpiva una cosa. La radice è uguale. Rapunz, Rabarbra. Allora, che ti vado a scoprire? Che Ra è la contrazione della denominazione del fiume Volga. Ma il latino è Rapondicum o Raponzium. Ed è più preciso del Rabarbra, perché Rabarbra significa pianta proveniente da un paese straniero, perché Barbara. Non era quello che intendiamo noi, i latini intendevano lo straniero. E allora dico, è perfetto là. Viene da un paese straniero, ma viene dalla zona del ponte dove c'era Mitridate. E quindi vengo a scoprire. Ho trovato, mi diceva uno di Gioia, dice, ci sono due varietà a secondo di dove cresce, sposta a sud o sposta a nord. Forse che noi non lo sappiamo. Quando Nello faceva riferimento al Tasso Barbasso, che noi andavamo in giro a trovare questa cosa, e io ho scritto un articolo. Dico, l'Acritano ha un tesoro e non lo sa, perché c'era una dottoressa, ti ricordo, non so come si chiamava, il cognome, che faceva queste cose, estraeva queste medicine. Dice, qua c'è un tesoro di erbe, eccetera, e noi non lo conosciamo. Noi che abbiamo fatto? La medicina popolare l'abbiamo creduta, cioè spinti da quelli che facevano l'industria farmaceutica, hanno detto che quello non serviva a niente. Aveva un'azione blanda
l'uso dell'erba, forse faceva meno male. E mentre quello che ci danno là ha un effetto immediato, ma io ho passato i miei guai con certe pastiglie perché ho avuto degli effetti collaterali che per poco non mi portavano nell'aldilà, non ero morto quando il cataplasma dell'illusa e morivo addirittura per delle cose. Ecco perché io avrei voluto che ci fossero stati questi, perché c'è tutta una serie di cose. Io ho scritto un'altra cosa che forse non lo so se io ho una mente distorta, non riesco a capire. Trovo un ritaglio di giornale, dice la Pernod, una famosa ditta francese del Curie, sì, ha ripreso la fabbricazione dell'absinthe. Absinthe, che sarebbe il nome latino dell'assenza. Oh, da noi c'era un detto, a Padia c'è l'erba da giochia. Ed io ho scritto, dico, guarda, è vero, ma sapete chi è ossia sciocco, cretino? E chi non capisce che cosa sottende il detto? Perché non è che c'è la gente sciocca dove nasce quell'erba, è diversa la cosa. Perché l'assenzio contiene una molecola che è allucinogena. E allora la Pernod che faceva nell'Ottocento questo liquore, che c'era allora dell'absinthe come c'era allora del tè, semplicemente che ad un certo punto portava a queste forme di allucinazione, e un famoso poeta taglia l'orecchio ad un amico fraterno sotto l'effetto di questa cosa, una cosa che ha fatto traboccare il vaso. È successo in Svizzera, dove uno che aveva bevuto absinthe non tanto raffinato con del vino arriva a casa e stermina la famiglia e fanno un referendum se abolire l'absinthe. Come mai lo riprendo? Perché adesso la Pernod ha isolato la molecola e produce l'absinthe, ossia l'assenzio. Se voi andate a vedere tutti i prodotti degli amari, se vedete sull'etichetta sono a base di assenzio. Il vero soprattutto. Ed io l'ho provato, perché da noi si curava l'inappetenza, dice ha perso l'appetito, era stato ammalato, bisognava farlo riprendere, e allora dice qua subentra, vedete, nella farmacopea nostra subentra la magia. Ma perché subentra la magia? Non perché è magica l'erba, ma perché bisognava impedire che si andasse al di là delle quantità o delle ore di infusione. Tenete presente che io parlo di periodi che non, un orologio non esisteva, l'avevano le persone abbiente con la catena, ma erano pochissime. E allora come si faceva a calcolare il tempo? Questo, si dovevano prendere tre cime apicali dell'assenzio, no, le più tenere, e metterle per infusione. Perché tre? Perché tre è il numero magico. 3, 5, 7, 9 sono i numeri magici, no, 3 poi è il numero perfetto. Quindi 3, al di là di 3 non si può andare perché non riesce la magia. Ecco. E allora uno stava attento, 3 devono essere. Come calcolare l'ora? Si mette allo sereno, ossia dal tramonto al sorgere del sole. Dopodiché si doveva togliere e si beveva questo vino. E il vino era un amaro. Io l'ho assaggiato, l'ho provato, era questo. Perché si faceva tutto questo? Per evitare che si finisse per assorbire qualche cosa che era un allucinogeno. Ora, ecco perché io dico, ho sentito delle cose interessanti, però la cosa che volevo dire io a questi, ma avete fatto uno studio di quello che era la medicina popolare? Vedete, c'è un sistema, per esempio, io adesso non lo so se sto seccando, ma c'era un sistema che veniva, qualche cosa che veniva adoperato dai romani, che mi ha incuriosito. Da noi,
per curare delle ammaccature. Si prendevano, non esistevano, ripeto, tenete presente che io non sono centenario, ma non sono nemmeno di primo pelo, e si andava in farmacia e si facevano, io andavo a comprare dallo speziale, come diceva mia nonna, diceva alla spezieria e vai, fatti fare un cartello. Il cartello che cos'è? Uno pensa che c'è un cartello, no, era la carta dove veniva avvolto, poi venivano avvolte queste polveri, no? E quindi si chiamava Don Pietro Falcone, il cosa, ci vai da Don Pietro e dici che mi deve fare un cartello per il mal di testa. E io andavo da Don Pietro, questo me la avvolgeva là dentro. Poi c'era l'altro problema, che bisognava ingerirlo, e poi se mi ricordo vi racconterò una cosa, se non mi secca la cosa. E quindi che succedeva? Chi si è preoccupato di andare a vedere che c'era di vero in questa cosa? Che c'è di vero nella medicina popolare? Io mi trovo nei convegni più assurdi, che non hanno niente a che fare con me, però siccome poi c'è l'amico che mi invita, dico, un convegno medico, abisignato. Medicina, io non capisco niente. Io appena dico, l'aspirina danno le cose che... Le medicine che mi danno, che sono salvavite, se no me ne vado nell'aldilà. E so i nomi delle vostre, mi dimentico pure i nomi, devo scrivere. Vado là e trovo un signore, un vecchio medico condotto, e fa una relazione interessantissima sulla medicina popolare. Lui diceva, io ho trovato questa situazione, questa invenzione, ho trovato questa situazione, questi curavano questa cosa così, eccetera. Io, seduto in prima fila, stavo a sentire. A lui parte come una freccia, subentra a lui come una freccia, un giovane. E gliene dice un'infinità di cose, perché mi sembra che mi era venuta la voglia di alzarmi e dire, senti una cosa, c'è modo di aggredire questo signore, secondo è un medico, un tuo collega. Però dico, lo frego io a questo signore. E allora dico, guardate, io sono un povero disgraziato, voi siete scienziati, io sono proprio un poverino, sono l'ultimo proprio della sedia, mi dovete scusare. Vi devo fare una domanda, perché in modo particolare a lei, che mi sembra che è una specie di azzeccagarbugli, sa perfettamente tutte le cose. Nel mio paese ci sono persone che calmano i porri, ossia quando sparire i porri. Con la luna. Allora questo tutto volando è salito vicino a me, ha detto, cioè, sai perché? Perché l'effetto della suggestione. E qua mi volevo. No? Lei è una persona di scienza e mi deve dare una spiegazione a quello che dico adesso. Un cacciatore, carissimo amico mio, degno di fede, mi ha raccontato che avevo un cane. E il cane aveva un porro sull'orecchio. Che si faceva? Si strofinava il porro con un fazzoletto e si dava a questa signora che faceva questa operazione. Questa non sapeva se era una persona, se era un animale, che cosa era. Mi diceva questo signore che dopo aver fatto questa operazione è sparito il porro. Mi deve spiegare lei se il cane si può suggestionare, se il cane sapeva che gli facevano questa cosa e si è suggestionato. Allora il vecchio medico ha preso coraggio, no? È andato là, ha detto, egregio signore, quando la scienza non riesce a dare una spiegazione, dici casuccio te. E ha detto, veramente, io qua, tra tanti scienziati, non so cosa. Ecco, queste sono le cose che bisognerebbe tenere presente. Che cosa c'è di scientifico in certe cose? Se noi fossimo rimasti al fatto che il monaco curava con un pezzettino di legno, pensavamo forse che questo dicesse delle formule magiche. Michele Tenore, poi naturalista, smaga la cosa e dice, guardate che il contenuto di queste qua, perché nella pubblicazione di Michele di Tenore c'è la